Andavano al lavoro tutte e tre, le vittime di un frontale accaduto stamani poco prima dell'alba intorno alle 5 sulla statale Flaminia all'altezza di Gualdo Tadino tra gli svincoli di Cerqueto e quello della zona industriale nord. In una Panda diretta a Sassoferrato dove lavoravano presso l'azienda Faber viaggiavano Enrico Rossi, cinquantenne di Valfabbrica e il collega di Gualdo Tadino Daniele Spigarelli, 44 anni. L'auto ha impattato con una Fiat 500 proveniente dalla corsia opposta alla cui guida c'era un 55enne calabrese, originario di Cosenza, dipendente di un'azienda che lavora per le ferrovie. Non è chiaro chi abbia invaso la corsia dell'altro, su questo sono al lavoro gli inquirenti, ma l'impatto e il successivo incendio divampato nella Fiat Panda non hanno dato scampo a nessuno dei tre. Uno di loro in particolare è rimasto intrappolato nelle fiamme ed è stato difficile nelle prime ore il suo riconoscimento. A lanciare l'allarme alle 5 della mattina un camionista di passaggio che si è trovato di fronte allo scenario drammatico e alle fiamme che già avevano invaso la Panda. Subito sul posto carabinieri, vigili del fuoco, polizia stradale e 118, i cui sanitari tuttavia hanno potuto solo constatare la morte dei tre. La Flaminia è stata bloccata per ore tra gli svincoli di Cerqueto e la zona industriale nord, con traffico deviato sulla viabilità secondaria. Alla Faber di Sassoferrato stamani, subito dopo le 6, quando attaccava il turno della mattina, i colleghi di Enrico e Daniele hanno subito intuito che qualcosa non andava, non vedendoli nelle loro postazioni. Il presagio è divenuto realtà quando le autorità hanno potuto accertare i nomi delle vittime. Sia Enrico che Daniele erano sposati ed avevano due figli. Daniele viveva a Cerqueto di Gualdo Tadino, Enrico viveva a Casa Castalda di Valfabbrica. Sul posto dell'incidente all'alba anche il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti.